Eccoci cari telespettatori, ben ritrovati, supportati naturalmente nello spazio dello SPI CGL, dalla CGL questa volta. Perché? Perché in compagnia di Giacomo Vendrame, segretario organizzativo della CGL del Veneto, ben ritrovato, ben collegato. Grazie a tutti, buongiorno a tutti. Parliamo a tutti quanti voi cittadini, non solo quindi anziani, pensionati, ma anche lavoratori, di un'iniziativa di raccolta firme referendaria molto significativa e importante per i punti in cui si sviluppa. E quindi vogliamo proprio parlare di questo. Poi l'occasione è adesso anche quella del 1° maggio, festa del lavoro, ma su che cosa vogliamo puntare l'accento, segretario? Beh, noi nell'occasione del 25 aprile e 1° maggio, che sono due appuntamenti per la nostra organizzazione, ma mi verrebbe da dire per tutto il paese, particolarmente importanti, come CGL abbiamo lanciato proprio a partire dal 25 aprile la raccolta delle firme per 4 referendum abrogative. La legge prevede che si debbano raccogliere 500.000 firme per poter proporre questi referendum, che nel caso in cui noi ci riusciamo, e ci riusciremo sicuramente, siamo impegnati a farlo, andremo a votare per il referendum abrogativo nel 2025. Riteniamo che oggi, di fronte a una situazione del mondo del lavoro molto difficile, sia necessario intervenire anche in termini legislativi, se volete in termini anche abbastanza decisi, con un referendum abrogativo come prevede la Costituzione, cioè cancellare dei pezzi di legge per in qualche modo restituire a centralità ai lavoratori all'interno del mondo del lavoro. In particolare, con uno slogan, se vogliamo, noi vogliamo riportare il lavoro tutelato, sicuro, dignitoso e stabile. In questo periodo, a partire appunto dalla ricorrenza del 25 aprile, abbiamo iniziato a svolgere banchetti in tutta Italia, in tutto il Veneto, per raccogliere le firme dei cittadini, che quindi possono recarsi ai banchetti dentro le nostre iniziative, ma nelle piazze, nei mercati, dove saremo presenti un po' ovunque, per raccogliere le firme dei cittadini che decidono in qualche modo di sostenere la nostra proposta per poter fare il referendum nel 2025. Tra l'altro, la novità anche abbastanza importante è che oltre alla firma fisica, cartacea, c'è la possibilità anche di firmare digitalmente il referendum attraverso una procedura anche molto semplice che utilizza lo SPID, dal quale ci aspettiamo anche qui un contributo da parte di tutti per sostenere le nostre proposte. Quindi per i più evoluti, diciamo così, più modernizzati, esatto. C'è anche questa possibilità qua, più comoda, senza dubbio. C'è il discorso dello SPID, ricordiamolo per il momento. Allora, perché andare ad abrogare delle norme di legge, soprattutto su quali norme di legge voi avete puntato l'accento? Allora, appunto, i quesiti sono 4. Come sempre, essendo referendum abrogativi, è anche un po' difficile tecnicamente entrare nel merito, ma cercherò in qualche modo di spiegarli in maniera semplice, come stiamo cercando di spiegarli tra l'altro nei luoghi di lavoro attraverso le assemblee con i lavoratori stessi. Il primo referendum è per l'abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi. Sottolineo un aspetto, stiamo parlando di licenziamenti illegittimi. Oggi la norma, in particolare successivamente al Job Act, su questa parte prevede solo un indennizzo e non la possibilità, come presentava il vecchio articolo 18, di far reintegrare il lavoratore all'interno del suo posto di lavoro, perché appunto un giudice dichiarava che quel licenziamento era illegittimo. Noi pensiamo di dover reintrodurre la possibilità che il lavoratore sia reintegrato in caso di licenziamento illegittimo. E quindi questo referendum, che noi abbiamo chiamato lavoro tutelato, vuole superare la norma sulle tutele crescenti e ripristinare la forza dell'articolo 18 nella sua completezza, come era previsto precedentemente all'ultima modifica. Questo è il primo dei 4 quesiti, poi ce n'è un secondo che è sempre legato ai licenziamenti illegittimi, ma per quanto riguarda le piccole imprese, quindi quelle sotto i 15 dipendenti, anche qui era previsto in qualche modo un indennizzo massimo e di fatto diventava, permettetemi, quasi una tassa che l'impresa che poteva pagare di fronte anche a un licenziamento ingiusto e illegittimo, e noi pensiamo che invece quel limite vada tolto. Il quarto referendum invece, che noi abbiamo chiamato lavoro stabile,
Allora, un attimo il solo prima di riguardo passare invece. al quarto, ribadiamo appunto che i primi due sostanzialmente andrebbero a togliere quello che era stato stabilito col Job Act ancora a suo tempo, e quindi dire c'è stato un licenziamento che non doveva esserci. A quel punto, Esatto. se emerge che il lavoratore ha ragione perché non doveva essere licenziato, ritorna nel posto di lavoro. Se invece non vuole tornare al posto di lavoro perché magari teme delle ripercussioni, delle conseguenze, Il nulla toglie. giudice può in qualche modo fissare quanto di risarcimento dare al lavoratore. La Perfetto. norma attuale non prevede questa possibilità da Infatti. parte del giudice di fissare, ma presenta semplicemente un livello massimo da pagare per questa cosa. Ed è giusto quello che lei sottolineava, stiamo parlando di licenziamenti che il giudice ritiene che non debbano esistere perché non rientrano all'interno di quella che la norma prevede, quindi appunto illegittimi, un Perfetto. licenziamento ingiusto, non corretto, Certo, mettiamola e i così. due casi sono grandi aziende e piccolissime realtà che Nel sono quelle secondo molto caso, esatto, frequenti. parliamo perché la nostra legislazione prevede questa differenza tra imprese sotto i 15 dipendenti e imprese sopra i 15 dipendenti. Se volete, vanno entrambi nella stessa direzione, ovvero sfavorire i licenziamenti illegittimi, perché di questo stiamo parlando. Certo, e abbiamo gli altri due quesiti invece, il terzo che è superare la precarietà dei contratti di lavoro, cioè che cosa volete cancellare di preciso? Spieghiamolo bene. Anche qui, in particolare dal 2015, le forme a cui si poteva accedere con il lavoro a termine si sono moltiplicate perché via via la legislazione ha introdotto la possibilità di non avere delle causali per attivare un contratto a termine. Anche qui, spieghiamolo bene, la nostra legislazione in Italia prevede che il contratto di lavoro tipico sia quello a tempo indeterminato. Okay? Il famoso, se volete, cosiddetto posto fisso, che posto fisso purtroppo non sappiamo in realtà no, no, non è, ma il tempo indeterminato è il lavoro tipico per la nostra legislazione. Qualsiasi altra forma, compreso il contratto a termine, che sappiamo essere esploso negli ultimi 20 anni all'interno di luoghi di lavoro e in qualche caso fa rima, anzi in troppi casi fa rima con precarietà perché rimane a termine per sempre ed è un paradosso, se volete anche un gioco di parole, in realtà per ricorrere a un contratto a termine servono delle motivazioni ben precise, o meglio, servivano delle motivazioni ben precise perché via via la legislazione ha permesso in qualche modo di venir meno a porre delle giustificazioni all'uso del tempo determinato, di fatto liberalizzando l'applicazione dei tempi determinati. Noi pensiamo che il contratto a termine debba continuare a esistere, ma debba esistere solo di fronte a delle causali ben precise previste per legge o attraverso la contrattazione e quindi togliere la cosiddetta liberalizzazione dell'utilizzo dei contratti a termine che oggi è in vigore. E quindi questo dovrebbe favorire un maggior tranquillo, diciamo, fissare dei contratti più a lungo Questo periodo, perché in non. qualche modo dovrebbe evitare la perversione e la precarietà e mantenere i lavoratori in uno stato di precarietà quando non serve e invece accompagnare i lavoratori verso una stabilizzazione, un contratto a tempo indeterminato, come giusto che sia, nel momento in cui non ci sono motivi eccezionali nel quale si prevede appunto che si possa applicare il contratto a termine e quindi appunto attraverso questo referendum noi stiamo promuovendo la stabilità dei rapporti di lavoro. Il quarto punto invece è volto a rendere il lavoro più sicuro nel sistema degli appalti, cioè. Tra l'altro, purtroppo questo è un tema particolarmente attuale rispetto anche ai casi drammatici che abbiamo vissuto recentemente di morti e stragi sui posti di lavoro. Questo referendum vuole in qualche modo introdurre la responsabilità in solido, scusate, del cosiddetto committente, cioè quello che ha la titolarità dell'appalto rispetto appunto alla sicurezza nel lavoro. Cioè, se c'è un'impresa in appalto, è chiaro che quell'impresa in appalto ha pienamente responsabilità rispetto alla sicurezza del lavoro, ma noi vogliamo che anche chi ha dato lavoro a quell'impresa, appunto la ditta committente, gli venga in qualche modo riconosciuta una responsabilità perché questo permetterebbe una maggiore sorveglianza, una maggiore attenzione, facendo in modo che tutti, e ripeto tutti, rispettino quelle che sono le norme per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questo sicuramente vale per le morti, sicuramente vale per gli infortuni, ma deve valere anche per le malattie professionali, che purtroppo è un ambito molto meno noto, ma che invece si sta in qualche modo diffondendo molto nel mondo del lavoro, ovvero le persone nello svolgimento del proprio lavoro si ammalano, appunto sviluppando malattie professionali che purtroppo in alcuni casi si portano per tutto il resto della loro vita, e noi riteniamo che su questo si debba intervenire per fare in modo che il lavoro sia sicuro e sia salutare all'interno di tutti i luoghi di lavoro. Quindi sono quattro punti referendari, cioè quattro abrogazioni significative di leggi, peraltro recenti, che prima alcune non c'erano perché sono intervenute con il Job Act, se non erro col governo Renzi di tempo addietro, no? Esattamente. E per poter intervenire voi dovete riuscire però in poco, in quanto tempo, in alcuni mesi, no? Quanto tempo avete per Noi abbiamo accogliere firme? tre mesi di tempo, dal Per 25 accogliere aprile, diciamo, 500.000 firme. per raccogliere 500.000 firme. La nostra organizzazione la volta scorsa ha raccolto oltre 1 milione di firme, quindi noi pensiamo di poterne raccogliere altrettanto anche questa volta. Devo dire che la partenza del 25 aprile, almeno in Veneto, ne ho contezza in maniera concreta, ma so anche nel resto d'Italia, è partita davvero molto bene, perché ogni piazza del Veneto dove c'era un banchetto per raccogliere le prime firme, e i primi firmatari, tra l'altro, spesso sono stati segretari generali delle Camere a lavoro, avevano la coda, e quindi questo ci sta dando entusiasmo per continuare nella direzione che riteniamo giusta, ma soprattutto riteniamo giusto per i lavoratori e le lavoratrici, per tutti coloro che in questo momento stanno lavorando nel nostro paese. Quando c'è stata l'approvazione in modo particolare relativamente al Job Act, però il sindacato non aveva fatto un'opposizione netta, anzi, sembrava Beh, che potesse. oddio, su questo io ricordo una manifestazione con quasi 2 milioni di persone a Roma, proprio in opposizione al Job Act, devo dire solo come CGIL, purtroppo, quella opposizione a quella legge, c'è stata, la legge è passata ed è oggi in vigore, nonostante l'opposizione del nostro sindacato. Quindi Quindi voi siete noi, solo come CGIL che vi lo proponete come raccolta firme e che vi siete opposti. sì, la raccolta firme in questo momento è solo come CGIL, e chiaramente noi rivolgiamo a tutti i lavoratori indistintamente. Pensiamo che in qualche modo, ripeto, il 25 lo dimostra, ci sia il sostegno e la comprensione di tutti i lavoratori nella necessità di intervenire in questa maniera. Chiaramente questa è un'attività di carattere straordinario che la nostra Certo. organizzazione mette in campo rispetto a un contesto che riteniamo straordinario nel mondo del lavoro. Poi l'attività del nostro sindacato, per fortuna spesso unitariamente, non sempre, ma per fortuna assieme a CISL UIL, nella maggior parte dei casi è quella che quotidianamente cerca di tutelare i lavoratori nei luoghi di lavoro, le persone nel territorio. Perfetto, siamo in chiusura. Solo una cosa, dove raccogliete queste firme? Dove si Noi le raccolgono? raccogliamo in ogni iniziativa nel territorio, nelle piazze, nei mercati di tutti i comuni del Veneto. Siamo partiti il 25 aprile, sta iniziando una programmazione particolarmente fitta, ma ripeto, in ogni luogo in cui c'è attività ci sarà un banchetto della CGIL per raccogliere una firma. E ricordo, tra l'altro, che è possibile anche firmare digitalmente accedendo al sito www.cgl.it e cercando referendum. A quel punto c'è la possibilità di firmare digitalmente, la persona comodamente da casa può sostenere questa battaglia che stiamo mettendo in campo a favore di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici. Giacomo Vendrame, grazie di averci fatto chiarezza su questi aspetti e sensibilizzato su alcuni punti significativi. Vi auguriamo naturalmente buon lavoro. Grazie, grazie davvero. Buon proseguimento, cari telespettatori. Invece il nostro spazio si chiude, ma soltanto relativamente a questo approfondimento importante. Poi torniamo insieme in studio per altre interviste. Quindi vi lascio al break pubblicitario. Tra poco.